Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale di Inter Milano 19. Se mi vedete vestito così è perché tra poco avrò una cena, non è perché è un video elegante, un video bello, perché oggi è un video abbastanza, sono abbastanza deluso e incazzato perché ieri fino al 14° minuto abbiamo dominato la partita per i primi minuti. Il Bologna non ha visto palla, abbiamo fatto un 1-2, un 2-0 che avrebbe steso chiunque. Ci siamo abbassati, abbiamo fatto delle cazzate e l'abbiamo pagato. Abbiamo pagato le nostre disattenzioni e ci meritiamo di stare dietro al Milan, che anche se ci ha sorpassato con un fallo di mano, una partita scandalosa nel finale, ci ha superato. Quindi non posso stare qua a recriminare niente perché noi avevamo la possibilità di vincere e l'abbiamo buttata nel cesso. Quindi iniziamo subito con le pagelle di Inter Bologna. Partendo dal portiere, purtroppo Yann Sommer gli devo dare l'insufficienza perché secondo me sul gol è una mezza incertezza, però comunque non è un'insufficienza grave, è un 5,5 perché boh, è un po' spiazzato, però mi sembrava che il piazzamento non fosse molto, molto fatto bene. Arriva molto vicino a parare il rigore, anzi io gli voglio dare un 6 perché ragazzi comunque l'errore sul gol non è causa sua perché alla fine l'errore lo commette la difesa, non lo commette Sommer. Va vicino a parare un rigore ai Orsolini che ci va a tanto così, che se il rigore era alto 2 cm in più la prendeva Sommer. Quindi peccato, però Sommer alla fine sul secondo gol non ha troppe responsabilità perché la difesa l'ha lasciato completamente da solo. È retrocessa la difesa tantissimo, lasciando a Zirkzee la possibilità di fare quello che voleva, quindi lì ritengo responsabile di più la difesa. Partiamo subito appunto dalla difesa. Bastoni 5 perché Orsolini è un cliente ostico e l'intervento sul calcio d'angolo che poi causa il rigore, sì, è vero, poteva limitarlo meglio perché comunque gli era partito. Bastoni interviene in scivolata e non è che riesce bene a contenerlo. Anche durante tutta la partita Bastoni soffre molto Orsolini e poi sul gol, ragazzi, è la sagra dell'errore. Veramente quel gol di Zirkzee è la sagra dell'errore, veramente una roba allucinante. Quindi bastone 5, Acerbi 6 meno. Io ragazzi gli avrei dato anche 6 e mezzo per il gol, però ragazzi su quell'errore lì, sull'errore sul gol di Zirkzee, ragazzi, la difesa male tutti, gli devo dare un meno perché comunque il gol l'ha fatto, quindi il 6 non gli posso dare l'insufficienza, però gli do il meno perché comunque sul gol è responsabile anche lui. Stessa cosa vale per Pavard, perché Pavard ha fatto una bellissima partita, però quell'errore mi va a sporcare una prestazione veramente bella. Io gli do un 6 meno anche a lui perché alla fine l'errore lì è grave. Su quell'errore sono più responsabili Acerbi e Bastoni, però anche Pavard ha la sua buona fetta di responsabilità su quel gol. Arriviamo a Dumfries, stesso voto a Dumfries, 6 meno perché ragazzi alla fine Dumfries ha tanta corsa, tanta fatica, anche comunque nel primo tempo mette in difficoltà Ndoye, che è stato il peggiore in campo per il Bologna, mani basse, perché tornava sempre indietro perché ad aiutare appunto Lico Jannis a contenere Dumfries, però Dumfries alla fine non è mai pericoloso durante la partita, non crea mai occasioni pericolose, quindi alla fine è una partita. Gli do il meno, non gli do l'insufficienza perché non mi sento di essere così cattivo perché c'è gente che ha fatto errori più grossi, quindi gli do anche lui il meno. Andiamo da Cuadrado, io ragazzi dal colombiano gli do 6 perché comunque è entrato, ha provato a fare qualcosa, non ci è riuscito, si è preso un fallo bruttissimo di Calafiori che non è stato neanche ammonito. Mette un pallone bellissimo per Carlos Augusto che non riesce a colpirla bene di testa, poi corre tantissimo, si sbatte tantissimo, quindi io ragazzi gli do il 6 perché comunque alla fine si è sbattuto e ci ha provato. Arriviamo al nostro centrocampo, purtroppo ragazzi Barella, oggi quest'anno Barella ragazzi ha un inizio veramente che
Non mi sembra neanche Barella, perché ha degli andamenti sali, scendi, che sono veramente... Cioè, una prestazione... Perché Barella corre tantissimo questa partita, corre tantissimo, dietro a tutti, però Ferguson lo marca molto, molto a uomo e fatica molto Barella, soprattutto nelle fasi di conclusione dell'azione lì mi manca molto la lucidità che in tutto il resto della partita ha. Rimane il fatto della bellissima giocata da seduto che serve un pallone da seduto ad Humphries, veramente bello. Però non mi basta, non mi basta che mi fai quella giocata. Certo, io mi vengono gli occhi a forma di cuore quando Barella fa queste cose. Però, Nicolò, mi serve anche che tu sia più freddo davanti alla porta. Mi serve che mi fai il passaggio decisivo come hai fatto col Benfica, che hai fatto il passaggio per Dumfries e poi Dumfries l'ha messa dentro per Thuram. Mi serve quelle cose da te, mi serve l'assist, il gol, mi servono le giocate alla Barella. Non mi basta che tu corri tutta la partita perché alla fine ti prendi il 5 e mezzo, perché poi ti manchi nella zona finale di campo. Calhanoglu, 6 e mezzo. In realtà la partita di Calhanoglu è praticamente sufficiente a dir poco, perché è l'unico del centrocampo che si comporta bene in tutta la partita, è l'unico che mantiene un po' la bussola anche quando la squadra aveva completamente perso la testa dopo il gol del Bologna. Calhanoglu rimane lì e cerca di guidare la squadra nonostante la fatica della squadra. Infatti, quando è uscito, la curva ha cantato idolo nero blu. Quindi la curva ha sostenuto Calhanoglu perché ha fatto una buona prestazione. Comunque, ragazzi, il voto alla curva 10, perché ieri, ragazzi, la curva è stata veramente spettacolare. Un grazie veramente alla curva Nord perché ha dato un sostegno clamoroso alla squadra che purtroppo non è stato ricambiato dalla squadra in campo. Passiamo a Mkhitaryan, ragazzi, questo voto mi fa male darlo perché 5,5 Mkhitaryan è come darmi una pugnalata al cuore, perché quando Mkhitaryan fa male vuol dire che veramente l'Inter non c'era con la testa, perché Mkhitaryan, anche lui, tanta corsa, tanta fatica, però ragazzi, è venuta fuori alla fine la fatica della Champions. Io l'ho detto che far giocare i titolari per 3 partite di fila ti costa poi, ti costa in energie. Questa non è gestione, questo è buttare e fare la stessa formazione e sperare che vada bene. Perché poi tu puoi anche partire super bene, fare gol, però se poi ti capita l'inculata, come oggi, che Lautaro fa un fallo da idiota in area, poi però per riprenderla non hai più le energie. E Mkhitaryan non aveva più energie, infatti era cotto, però il voto è comunque negativo. Passiamo a Di Marco, ragazzi, Di Marco 6, perché comunque la sua qualità ce la mette sempre, il suo impegno ce lo mette sempre. Mi pare che comunque fa una bella punizione che tocca, che Skrupski tocca con la mano che manda in calcio d'angolo, poi i cross sono fatti abbastanza bene, le giocate sono molto belle. E secondo me la sufficienza per Di Marco c'è tutta. Andiamo da Carlos Augusto, ragazzi. Carlos Augusto migliore in campo perché, ragazzi, Carlos Augusto da quando è entrato ha fatto un tunnel, ha fatto le giocate, ha sprintato, ha fatto veramente la partita. Veramente una partita che meritava veramente tanto di fare il gol, però quella non era la sua serata perché veramente l'Inter ieri non c'era con la testa più. Purtroppo Carlos Augusto ha sprintato, ci ha creduto, ha colpito di testa prima e non è entrata. Ha tirato il pallone ed era centrale. Veramente una partita sfortunata per Carlos Augusto, però l'impegno che ci ha messo ieri è veramente, veramente qualcosa di spettacolare. Poi le giocate di Carlos sono veramente, veramente fantastiche. Io gli do il 6,5 perché ieri è uno dei pochi che ci ha provato veramente fino alla fine. Arriviamo al nostro attacco, ragazzi. Lautaro 6 meno, anche lui 6 meno perché alla fine il gol è bellissimo. Il gol di Lautaro è bellissimo perché è un gol da 25 metri, veramente perfetto all'incrocio quasi. Però, ragazzi, l'errore lì, Lautaro, l'errore lì, porca di quella puttana, sei il capitano. Che cazzo ci fai a marcare in area? Lascia marcare qualcun altro. Poi magari c'è un rimpallo, una deviazione, c'è il gol, ma comunque tu questi errori non li puoi fare.
Ok, che poi Sommer lo stava per parare il rigore, però tu il rigore non lo devi neanche prendere in quel modo stupido, perché è un rigore stupido, è un rigore regalato al Bologna quello, Lautaro, e ti va a sporcare una partita fatta molto bene. Poi in realtà, ragazzi, Lautaro, dopo questi errori scompare un po' dalla partita, perché Lautaro ricompare nel finale dove ha un paio di occasioni, però Lautaro, dopo il rigore che ha causato per un bel po' di tempo, è sparito dal campo. E questa cosa dal capitano non posso accettare, perché ok, Lautaro, ti vogliamo bene, sei l'idolo, io ti amo con tutto il mio cuore, sono contento che sei il capitano, però queste cose il capitano non può farle. Il capitano deve rimanere, anche perché hai rischiato anche un secondo giallo, hai rischiato l'ammonizione, hai rischiato l'espulsione, e questa è una cosa molto grave per il comportamento, perché il capitano non può permettersi di essere buttato fuori per proteste e non può neanche causare rigori. Quindi, ok, ti perdono questa cosa perché io sono molto buono con te, perché Lautaro in questa stagione sei partito veramente fortissimo. Ti perdono questo errore, però ragazzi, però Lautaro, mi raccomando, stai attento quando marchi, anzi, non marcare proprio, lascia fare questo lavoro ai difensori e ai centrocampisti. Tu pensa a segnare, pensa a esaltare il pubblico perché è la cosa che sai fare meglio. Arriviamo a Thuram, ragazzi, questo voto mi fa male darlo anche a Thuram, perché ragazzi, Thuram 5. Purtroppo Thuram corre tanto, fa un bellissimo assist per Lautaro. Però alla fine, dopo l'assist, sparisce anche lui dalla partita. Viene pressato tantissimo. La difesa del Bologna ieri ha fatto un partitone. Però Thuram troppo poco. Corre tanto, ma alla fine incide troppo poco davanti. C'era una bella occasione sul contropiede Inter, dove Pavard poteva mettere Thuram davanti alla porta, però poi c'era fuori gioco, poi c'era anche il fallo da rigore da rivedere, quindi alla fine era un'azione che non esiste, perché alla fine l'unica cosa che Thuram fa di veramente utile è l'assist, purtroppo, però per il resto non posso darti la sufficienza. Ti posso dare il 5,5, te lo do, perché anzi l'assist è veramente bello, però non, per il resto della partita Thuram non ci siamo. Arriviamo all'ultimo voto da dare oggi, ovvero quello al mister. 5 e mezzo, perché comunque manca la reazione, manca la gestione, perché in queste partite a Inzaghi sta mancando la gestione e sta mancando anche il come rispondere a determinate situazioni, perché la gestione in questo momento non c'è, perché hai schierato la stessa formazione per 2 partite di fila, con giocatori che erano stanchi, perché Thuram era stanco già da Salerno, perché tu hai sprecato il gol, hai sprecato il cambio per mettere dentro Lautaro al posto di togliere Thuram, che era molto più stanco, potevi mettere un altro giocatore. Infatti col Benfica è uscito per stanchezza, per crampi, e oggi erano tutti morti. Al 70esimo, l'Inter non aveva neanche più fiato. Quindi questa non è gestione. A Inzaghi sta mancando la gestione, e questa cosa è pericolosa veramente, perché se continuiamo a fare questi errori rischiamo di pagarla molto cara, perché poi se tu fai giocare i titolari nelle partite per 3 partite di fila, poi arriva la partita importante che i giocatori non hanno fiato e te lo prendi in quel posto, e hanno anche ragione, perché se tu utilizzi i titolari sempre, ok che i titolari ti possono fare la giocata, ti fanno il gol, però poi sono stanchi. Non è che puoi usare gli stessi giocatori per 3 partite di fila, perché poi si stancano, sono esseri umani anche loro, non sono cyborg. E poi, ragazzi, la reazione, mi manca la reazione. Cioè, ok, è vero, dopo il secondo gol ci siamo abbassati, l'ha detto anche lui in telecronaca, però ragazzi, l'Inter non può ritrovarsi a inseguire il Bologna. È in vantaggio di 2 gol. Ok, il rigore ci può capitare. Però dopo il gol mi manca la reazione della squadra. Mi manca la reazione. È lì che mi incazzo. Perché porca miseria, ce li ha i giocatori per poter provare a riprenderla. Cioè, l'Inter, dopo che ha preso il rigore, ha smesso di giocare. Poi siamo entrati nel secondo tempo che non c'eravamo in campo. Ci siamo svegliati dopo che abbiamo preso il gol e abbiamo preso il pareggio. Quindi questa cosa non la posso accettare, Inzaghi. Dalla prossima partita vediamo di tornare con i piedi per terra e con la testa concentrata, perché queste ultime partite sono
quel che sono. Cerchiamo di fare le partite da Inter e non questo tipo di partite in cui veniamo rimontati come dei polli. Vediamo di fare l'Inter e non cambiamo più partite, perché la prossima è col Torino. Non è facile, ma non è neanche impossibile, perché se l'Inter gioca da Inter, il Torino gli fa 5 gol. Se l'Inter gioca da Inter, gli fa 5 gol al Torino. Se facciamo la partita di ieri, ne prendiamo 2 e pareggiamo anche col Torino. Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video e noi ci vediamo con i prossimi video, ragazzi. Ciao!